Buongiorno, ci stiamo per spostare, sto andando a fare lo shooting con Saleva, siamo a Malles, in Val Venosta, ma adesso andiamo a raggiungere la location che è un posto incredibile. Devo farvi vedere il bagno di questo albergo, cioè, è stupendo. Guardate i materiali che ci sono qua, legno, pietra. 7000 specchi. È una bellissima doccia. Hallo, guten Morgen. Allora, questi qua sono gli outfit di oggi e sono tre cambi. E sono pensati appunto per chi viene in montagna, però comunque ha bisogno di un tessuto un po' tecnico, ma vuole restare comodo e comunque ci tiene al look. Questa camicia già mi piace tanto, con i quadri ho la passione per la camicia a quadri. Questa invece è già più un summer feeling. E queste sono le scarpe. Adesso stiamo aspettando di vedere bene dove scatteremo le fotografie in questa bellissima casa e poi inizieremo. Qua mi tocca arrivare in voiceover perché per forza di cose non sono riuscito a commentare lavorando. Quello che vedete in video sono i primi scatti del primo outfit, sono delle immagini bellissime. Io sono veramente sorpreso, sono contentissimo del lavoro che è stato fatto. Questo era già il secondo outfit, che era con i pantaloncini corti, e l'abbiamo scattato sulle scale all'interno della casa. Quanto sei bello, quanto sei bello. E per il terzo outfit ci siamo spostati all'esterno. Questa dovrebbe essere la collezione primavera, ma fuori tirava un pochino di aria fresca ed è stato un po' difficile, mi continuavano a venire le mani blu. Però, e poi c'era il vento, quindi continuavano a sistemarmi la camicia e alla fine abbiamo deciso anche di chiuderla e di provare così. E nel pomeriggio è arrivata Sofia, la modella. Abbiamo fatto giusto qualche scatto insieme alla fine, ma anche lei aveva tre outfit all'interno e all'esterno dell'abitazione. Allora, giusto per farvi capire, io adesso ho finito lo shooting già da un po', è arrivata Sofia, che è la ragazza che avete visto. E mi sono messo un po' qua al computer a lavorare e vogliamo parlare di questa vista. Cioè, che cos'è? E niente, quindi lo shooting è finito. Non sono riuscito ovviamente a parlare tanto perché quando si lavora non c'è tempo per perdersi in chiacchiere, però ho cercato di fare più riprese possibili. Probabilmente di tutto quello che avete visto vi ho raccontato qualcosa in voiceover. La location che abbiamo scelto è proprio incredibile, cioè ogni oggetto di questa casa racconta qualcosa, ogni cosa è diversa dall'altra, è tutto particolarissimo. È stato veramente bello portarvi con me durante questo shooting, cosa che spero di fare più spesso, sia gli shooting che portarvi con me. Comunque ci vediamo molto presto, al prossimo video, ciao!